Porta il libero e Fresi, i difensori sono Colonnese, West e Zanetti, i centrocampisti Simeone, gioca F, Winter e Zelia da Bergomi. Per quanto riguarda la Lazio, ovviamente sistemazione a raccoglimento, sicuramente anche in occasione di una festa sportiva, si chiamava Coppa delle Fiere. Una coppa che l'Inter ha già vinto in tre occasioni. Partite in questo istante, clima naturalmente di grande porto il suggerimento, riesce comunque in qualche modo Winter a dare a Ronaldo, sul quale c'è l'intervento di Nesta, uno dei duelli più attesi. Tocca Nesta all'avversario sul piede d'appoggio, accorre l'arbitro Lopez Nieto, spagnolo, e lo... Ronaldo, il destro alto. A bordo campo Marco Civoli, diventato un perno insostituibile nel centrocampo. Il lancio è per Ronaldo, tutto spostato a sinistra. Va Ronaldo, converge, cerca la collaborazione di 0-0. Zelias. Ronaldo. Simeone. Zanetti. Sulla sua ala a cercare Ronaldo, Ronaldo e Nesta, Ronaldo anticipa Nesta, entra in area di rigore, lo chiude Negro, grande numero del brasiliano che ha beffato Nesta sul filo del fallo laterale, poi è stato molto bravo Negro. A le azioni della Lazio in borsa hanno avuto un Negro che anche in questa gara si è già disimpegnato molto bene in un paio di circostanze. Ronaldo, ancora una finezza, Djorkaeff, combinano i due sullo stretto, bellissima la combinazione Djorkaeff, Ronaldo, poi non segue Djorkaeff. Ronaldo, va Ronaldo, Ronaldo ha saltato un avversario, poi è Nesta che lo bracca ancora. Tocca l'indietro per Simeone, fare il fuorigioco, deve vedersela ora con Grandoni, tocca fuori, finta, palla per Ronaldo, destro, traversa clamorosa di Ronaldo, vedete la finta di Djorkaeff, arriva Ronaldo, esterno, traversa. Partita comunque incredibilissima, 30 minuti di gioco, Inter in vantaggio, Ronaldo batte dalla parte opposta, finta a Udine con colpo di tacco di Mancini e gran gol di Fusano. Intanto Ronaldo prova a seminare il panico nella retroguardia, parabola molto fuori, batte al volo Nedved, respinge con il corpo Ronaldo, poi Nedved, Ronaldo gli ruba il pallone, contropiede per l'Inter, scatta sulla destra Zamorano, al centro Winter, va da solo Ronaldo, rimpallo e poi intervento di Lopez Nieno Zoff che consuma l'ennesima sigaretta, e vedete il fallo è di, a giudizio dell'arbitro, è di Nesta. Fest che batte il calcio di punizione a favore di Ronaldo, Ronaldo ancora per Simeone, altra grande prova di Simeone, poi è Colonnese, quindi è Ronaldo, due su di lui, destro di Ronaldo a cambiare gioco dalla parte opposta, Winter al centro verso Djorkaeff, palla fuori per Zamorano, alto. Gran volata di Zamorano, si aprono spazi, palla per Ronaldo, Ronaldo fermato dall'intervento di... Palla intanto ancora colpita di testa da West, poi Ronaldo, quindi Giorca è dentro per Zamorano, attenzione Zamorano, Zamorano, sinistra, palo ancora, clamoroso. Zelias, Giorca F, rimpallo, Ronaldo... Parte il lungo lancio, Simeone in avanti, il colpo di testa all'indietro, da parte molto avanzato, produce ancora il suo sforzo, la... intanto c'è l'iniziativa di Ronaldo che viene fermato irregolarmente, ci saranno sanzioni, vediamo, cartellino giallo ai danni di Jugovic. Movimento ancora Ronaldo, partita comunque molto bella anche perché la Lazio, che pure ha perso forse rispetto a qualche tempo fa, pali anche per lì, iniziativa più frequentemente nelle mani della Lazio, che però non è che sia riuscita fino a questo momento a impensierire eccessivamente Pagliuca nelle ferre marcature a uomo degli interisti.
Zanetti, Ronaldo, va Ronaldo, saltato Nesta, farà un dribbling però trova l'anticipo di Moriero che ruba il primo pallone, attenzione, è Ronaldo giudicato in posizione regolare, attenzione Ronaldo, salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0, ma ha avuto la sensazione che potesse trattarsi di posizione di fuori gioco. Rivediamo, gol convalidato, però mi pare che Ronaldo sia scattato in posizione irregolare, vediamo, siamo al 25esimo del secondo tempo, l'esultanza, e vedete che Ronaldo probabilmente era in posizione irregolare, bravissimo poi comunque ad attirare fuori dalla sua porta Marchegiani. Vediamo se abbiamo l'opportunità di vedere ancora l'azione, qui ovviamente possiamo soltanto apprezzare la grande freddezza e abilità di Ronaldo che evita in uscita con tocco d'esterno Marchegiani e mette dentro il pallone del 3-0, ma ripeto che la sensazione è che potesse essere scattato in posizione irregolare. 3-0, 3-0 comunque risultato rotondo per l'Inter che va a segno anche con il suo giocatore di maggiore prestigio che rivediamo ripetutamente nella parte finale della sua azione. Fuser, ancora Ronaldo, parte in posizione regolare stavolta Zamorano, è in area, parti poi dalle mie parti, ha cercato in ogni modo di rendere vita dura la difesa nerazzurra questa sera. E come difensore non è il suo mestiere principale. Ronaldo, che bravo, bravissimo Ronaldo, ovazione. Massimo Ronaldo, gladiatorio invece Simeone. Ecco Zanetti, per una situazione pressoché disperata, comunque Inter che ha eliminato il Neuchâtel, il Lione, lo Strasburgo, lo Schalke 04 e lo Spartak di Mosca. Ronaldo, Moriera, Ronaldo tenta di guizzare via tra due avversari, giù, incontenibile. A testimonianza di come la tensione comunque sia sempre palpabile, anche se la squadra conduce 3, la squadra nerazzurra senta moltissimo questa partita e questo quasi successo. Intanto abbiamo rivisto Negro, il suo traversone ribattuto, ora l'Inter è in inferiorità numerica ma guizza in avanti ancora Ronaldo, attenzione Ronaldo, Nesta, Ronaldo lo punta ancora, Nesta lo ferma, Negro, Almeida, palla ora per Zanetti, Ronaldo, Zanetti in fallo laterale. E vediamo ancora il duetto fra Nesta e Ronaldo. Con Simeone che va a cercare, lì viene anticipato da Zanetti, Ronaldo, va Zanetti, giochino di Ronaldo con Zelias, Zanetti dentro molto bene, Lazio a disimpegnarsi in bello stile, ma Zanetti recupera il pallone, poi Ronaldo sul quale c'è l'intervento, attenzione, di Almeida. Bella di tutto questo episodio non edificante è che il suo connazionale Zanetti, nazionale anch'egli, lo ha letteralmente levato dalle mani di Moriero che si stava prima di Coppa UEFA allo stadio parigino del Parco dei Principi, fischia la fine l'arbitro e c'è il 3-0 per l'Inter della prestigiosa competizione europea, mentre vediamo l'esultanza di Ronaldo. Ed ora vediamo come c'è l'attaccatore della partita, Ronaldo.